Per chi non le conoscesse, le PWA, ovvero le applicazioni web progressive, sono delle app web che vengono sviluppate e caricate come normali pagine web, ma che si comportano in modo simile alle applicazioni native quando utilizzate su un dispositivo mobile. Questo è quello che recita Wikipedia. Naturalmente, per approfondire, vi lascio il link in descrizione. Andiamo avanti, perché non sto qui a spiegare nel dettaglio. Oggi voglio illustrarvi come installare queste PWA in Windows 10, nello specifico come ricavarle da un browser Chromium come Microsoft Edge. Quest'ultimo ha un ottimo supporto per quanto riguarda il sistema PWA. Perché secondo voi sono diventate famose? Beh, la risposta è molto semplice. Sullo store MS mancano molte applicazioni rispetto agli store concorrenti. E nel frattempo vengono dismesse perché sostanzialmente poco scaricate dall'utenza. Con le PWA è possibile trasformare, in teoria, qualsiasi pagina web in un'applicazione. Facciamo un esempio con Facebook. Vi dovete naturalmente collegare all'omonimo sito. Aprite la tendina in alto a destra del browser, recatevi nella sezione App e poi fate clic su Installa il sito come un'app. Successivamente confermate su Installa nel pop-up che si aprirà. Ecco che in automatico sarà avviata la PWA. La potete trovare nel menu Start con le classiche opzioni di interazione, come l'aggiunta nella Start Screen o nella barra delle applicazioni. Esaminando la grafica dell'app, la barra del titolo prenderà il colore principale del sito. Abbiamo il pulsante di zoom, una tendina con varie opzioni, come quella di copiare l'URL, disinstallare l'app stessa, stampare la schermata ed il restante che non sto qui a spiegare. Possiamo fare anche una comparazione tra app standard e app UVP dello stesso contenuto. Naturalmente l'app nativa sarà molto più pesante, questo perché è più completa, perché avete le esecuzioni in background, le notifiche, il supporto all'aggiornamento dallo store. Insomma, se mettete una PWA è perché, come dicevo prima, manca l'app ufficiale nello store oppure perché delle funzionalità complete non ve ne frega niente. Insomma, state cercando magari una via di mezzo tra app e pagina web.